Hello, sono TheDuelist92 e oggi vi porto la parte 2 di Lurk, che in realtà è la parte 4, perché sto proseguendo il video di Lurk che avevo fatto mesi e mesi fa. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione, come al solito, trovate il link con la lista, trovate i link alle versioni precedenti, la parte 3, che è la parte che ho pubblicato ieri, e parti 1 e 2, che sono le parti molto più vecchie. E troverete link utili come il mio Twitch e il mio Discord a fianco ai classici timestamp, così se volete saltare l'introduzione in cui parlerò di matchup e di mulligan, potete direttamente andare al gameplay. Quindi, muoviamoci, scemo tempo, parliamo di matchup e parliamo di mulligan. Ora, iniziamo con i matchup. Generalmente l'Urk fa storicamente fatica contro mazzi aggressivi o comunque mazzi più veloci di lui. L'Urk lo potremmo definire come un midrange aggressivo che ha un sacco di beat. È un mazzo beatdown che picchia fortissimo. C'ha un sacco di unità molto grosse che picchiano. E quindi vince abbastanza agevolmente anche contro mazzi control. Infatti, contro Darkness, contro Sentinel Control, questo mazzo se la cava molto bene. Però contro mazzi più veloci di lui ha bisogno di andare veramente, 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 veramente tanto in high roll per poter competere con la loro velocità, perché altrimenti sti cazzi quanto sono grossi l'Urk alla fine se perdi prima. Il punto di questo mazzo è che voglio chiarire, prima di parlare specificamente dei matchup negativi, che alla fine dirò sempre la stessa cosa per tutti e quattro questi mazzi, il punto di l'Urk è che ogni matchup è vincibile. Dipende da, se giochiamo intorno alle carte pericolose del mazzo avversario, quindi parleremo più di questo che del matchup in sé, il turno in cui attacchiamo e quanto è buona la nostra mano. L'Urk è quel mazzo che può vincere anche il matchup più negativo con abbastanza facilità se è setupato bene, se il mulligan è intelligente, se le pescate sono buone e se hittiamo i nostri campioni lurkando. Questa è la cosa più importante. Ovviamente più è brutto il matchup, più dovremo avere fortuna per superarlo. Questo vale per tutti i mazzi, per tutti i giochi di carte, ma in Runeterra vale, cioè per l'Urk in questo gioco vale magari ancora un po' di più. Quindi, discutiamo dei matchup super negativi. Poppy Zigzbarn, questo forse è il matchup più frustrante di tutti. E in realtà qui non c'è molto intorno a cui giocare. Mulligate per più unità da early game possibile, tradate nel modo più aggressivo possibile. Se riuscite ad arrivare a turno 4, turno 5 con il board vinto, potete vincere questo matchup. Se arriverete con il board pari e avete un sacco di vita, tipo 15-16 di vita, potete ancora vincere il matchup. Il problema è che entrambe le cose sono difficili. Questo mazzo ha un sacco di board, ha un sacco di value. Ha board, ok, ha un sacco di value per essere un aggro, quindi a volte ci batterà in value se giochiamo super mega aggressivi con l'Urk. E soprattutto non importa se arriviamo a turno 5, turno 6 dove iniziano a calare i bittoni, se abbiamo 6-7 di vita, un paio di spell e siamo fuori dalla partita. Quindi, questo è un matchup abbastanza hopeless. Cercate di mulligare per una mano perfetta e altrimenti è unlucky. Discard Tempo, Discard Sion, Draven Sion, chiamatelo come volete. Questo è un altro di quei matchup abbastanza negativi. È un mazzo che gioca con un gameplay molto simile al nostro. Il nostro mazzo ha più late game perché ha molti più bitoni late game, mentre Sion ha soltanto Sion per picchiarci late game. Il problema è che questo mazzo spesso e volentieri ha o più value, o più danno diretto, o più utilità tipo survival skill. Quindi se andiamo a vedere in 100 partite, Discard vincerà la maggior parte e ancora non c'è niente di particolare intorno a cui giocare. È difficile giocare intorno a survival skill. Giocare intorno a Get Excited anche lì, spesso e volentieri, non è necessario. State attenti al danno, state attenti a prendere meno danno possibile in early game contro Sion. Questo è il consiglio che do sempre. Perché anche due attacchi che passano da questo mazzo può voler dire che andiamo magari a 14 HP. Basta un Sion un poro volante e una Get Excited e siamo morti. Quindi. Poke o GPTF, chiamatelo come volete. Questo è un altro mazzo. Qui il matchup è negativo ma non molto, perché questo è un aggro, punta dritto alla faccia, ovviamente gameplay contro cui non abbiamo nessuna interazione. Però a differenza di Bundle Barn, questo mazzo è molto più lento, o comunque è abbastanza più lento. Quindi il gameplay è lo stesso da parte nostra, andiamo super aggressivi per impedire di morire di HP prima che abbiamo fatto qualunque cosa.
È semplicemente più facile vincerlo questo matchup. Attenzione ai Monster Harpoon, è abbastanza importante giocare intorno ai Monster Harpoon e ATF più Make It Rain. Quindi attento a come setappate i board e a come setappate i trade per non essere completamente puliti a turno 4 da una carta rossa ATF oppure da un Make It Rain a caso. Per finire, Poppy Zed, il matchup negativo più popolare in ladder, ma di gran lunga. E questo è un vero e proprio fastidio. L'avete visto giocato nella parte 3, quindi nel video scorso. Nonostante io ho tirato una rollata inconcepibile con l'Urk, ero lì lì per perderlo. In realtà questo mazzo è difficile giocarci incontro, perché la forza di questo mazzo è sempre l'incredibile efficienza delle sue giocate. Quindi anche se tecnicamente con l'Urk abbiamo tutto quello che ci serve per batterlo, in pratica potremmo non riuscirci. Giocate sempre intorno ai buff e non abbiate paura di investire troppo per rimuovere unità importanti come Zed, Poppy o anche la Green Blade della Young Witch. Ad esempio, spesso e volentieri un Ruthless Predator vale la pena per uccidere Young Witch o Greenglade. E buttate il buff sull'unità se significa magari poter giocare intorno a carte come Twin Disciplines. Quindi prendete spesso questi trade aggressivi. Oppure cercate di livellare Rek'Sai più in fretta possibile. Cercate di counterare magari Poppy con Pyke, roba del genere. Per finire parliamo di GP Sejuani, perché in questo meta non puoi non parlare di quel mazzo se parli di matchup. E il matchup non è buono. L'Urk è uno dei mazzi che perde da Sejuani, ma se riusciamo a in qualche modo non perdere da Sejuani, quindi se riusciamo a prendere meno danni possibile e farla livellare più tardi possibile, o semplicemente se non la pesca, il matchup è ok, è abbastanza buono. Make It Rain da sola non ci pulirà mai tutto il terreno, dobbiamo averne paura qui contro questo mazzo perché gioca anche TF, ma contro GP Sejuani è molto più facile. E ripeto, se non ha Sejuani, eventualmente lo runniamo down, è proprio una cosa disumana. Va bene, questo era un breve overview dei matchup. Prima di startare, parliamo del Mulligan. Il Mulligan in questo mazzo è relativamente semplice, ma anche un po', cioè, è stranamente complicato pensare al Mulligan con questo mazzo. Questo mazzo più di qualunque altro vuole vedere il gettone di attacco quando va al Mulligan. Se attacchiamo turno dispari, quindi se attacchiamo turno 1 siamo incredibilmente contenti. Se attacchiamo turno 2 le cose cambiano un po'. Ad esempio, se attacchiamo turno 1, carte come Snapjaw Swarm sono ottime da tenere, perché facciamo un drop a turno 1 e pesciolino a turno 2. Se invece attacchiamo di turno pari, Snapjaw Swarm è, non dico inutile, ma è abbastanza più debole perché entrerà in campo a turno 3. È una giocata da turno 3. Quindi, tenere sempre almeno un costo 1 nel Mulligan, questo mazzo gioca 8 costi 1 proprio per essere quasi sicuro di trovarne uno. Questo sia se giochiamo, sia se andiamo pari che se andiamo dispari. È importante tenere sempre almeno un costo 1. E più è veloce il mazzo contro cui giochiamo, più costi 1 vogliamo tenere. Quindi se giochiamo contro Darkness, tenere un costo 1 è ok. Tenere più costi 1 significa poter mettere più pressione. Ma significa anche fare un po' più fatica andando avanti nella partita. Quindi ci sta tenerne uno, ci sta anche tenerne due in base a quanto è buono il resto della mano. Se invece giochiamo contro mazzi aggressivi, tenete tutti i costi uno che potete e spingete il più possibile con loro. Dopodiché, carte come Unspiring Chronomancer, ad esempio, diventa drasticamente meglio se attacchiamo di turno pari. E così così se attacchiamo di turno dispari. Una giocata di turno 3 se attacchiamo di turno dispari. Call the Pack è quasi sempre un keep, ma la precedenza nel Mulligan l'hanno i costi 1, quindi se non avete un costo 1 e attaccate, soprattutto se attaccate di turno dispari, buttate via Call the Pack, cercate il costo 1 a tutti i costi. Carte come Bloodbait hanno un'efficacia variabile, stranamente Bloodbait è il contrario di Snapjaw, ovvero se attacchiamo di turno dispari è praticamente inutile una giocata di turno 3, mentre se attacchiamo di turno pari può essere una giocata a turno 2. Possiamo fare drop a 1, oppure turno 1 passo, turno 2 drop a 2, Bloodbait metto in cima pesciolino, attacco, pesco pesciolino, eccetera, eccetera. Quindi non è male da tenere a pari, non è male da tenere a pari, non è male da tenere a pari, è ottima da tenere a pari soprattutto con un costo 1. Tutte queste carte che sono buone di turno pari servono spesso e volentieri a coprire lo svantaggio che abbiamo andando di turno pari. Non è che cioè, così sto facendo sembrare che è meglio startare pari. In realtà no, è meglio startare dispari. È molto meglio se startiamo dispari. E
È molto meglio se startiamo dispari, ma anche qui è una giocata da turno 3. Questo mazzo vuole avere turno 1 e turno 2 più o meno garantiti. Quindi tenete Zersai Caller solo se turno 1 e turno 2 sono coperti. Parlando delle carte più pesanti, Under Titan, Doombreaker e Jawlfish non le teniamo mai. Ruthless Predator è un'altra carta che teniamo unicamente se la mano è scriptata. Quindi la terrei soltanto con Treasure Seeker, Cold Epoch, Rek'Sai. E vabbè, tengo anche Ruthless Predator perché ho la mano proprio liscia e magari attacco a dispari. Per il resto, i campioni. I campioni sono particolari. Per molto tempo ho considerato se Rek'Sai è una buona carta da tenere in vista di poter pescare un Cold Epoch. Però direi che considero di tenerla solo se il resto della mia mano è molto buona o se vedo Cold Epoch. Ovviamente, se abbiamo in mano Cold Epoch, entrambi i campioni sono ottimi da tenere. Se non abbiamo Cold Epoch, la conclusione a cui sono arrivato è che nessuno dei due campioni vale la pena di essere tenuto, e quindi buttiamo via sia Rek'Sai che Pyke. Soprattutto perché rimettendoli nel mazzo è più probabile che o li predictiamo o li lurchiamo naturalmente, quindi aumenta la probabilità di high roll. Molta gente parla di questo mazzo che è super mega high roll, eccetera, eccetera. Nessuno, cioè, pochi parlano di come giocando bene si possa setupare l'high roll. E quindi non devo casualmente avere Rek'Sai in cima al mazzo. Se mulligo bene, se gioco con attenzione, posso aumentare, anche se di poco, le probabilità che avrò Rek'Sai in cima al mazzo. Chiusa la parentesi. Quindi, questo era il concetto del mulligan. È abbastanza semplice in parole, ma ci sono varie cose da considerare. Quindi direi che il mulligan è una delle parti più complicate di giocare Lurk efficacemente. Per dire, se pensate che il mulligan sia uno dei vostri punti deboli, provate a giocare Lurk. Vi renderete conto di quanta differenza può fare e vi aiuterà anche a migliorare. Va bene, iniziamo col gameplay. Iniziamo col gameplay di Ace Duelist. E poi 30 secondi per trovare un match. Bene, siamo contro l'Axe Jace. Ci ha matchato contro un D2. Strano, non sto giocando a un orario particolare. Sto giocando alle 6 del pomeriggio. Allora, questa è la mano in cui abbiamo Cold Epoch più campione. Quindi Cold Epoch diventa meglio se abbiamo campione. Campione lo teniamo se abbiamo Cold Epoch. Costo 1 lo teniamo sempre. Doombreaker via. Questa mano sarebbe stata. Cioè, paradossalmente, quando vedete Cold Epoch più costo 1 più campione, non dico che è meglio attaccare di. Non dico che sia meglio attaccare di turno 2, ma permette di fare immediatamente la giocata con Cold Epoch. In realtà è meglio. Questa mano sarebbe meglio di turno 2 se questa fosse Rek'Sai, dato che Pyke conta relativamente. Attacchiamo con Zersai Hatchling. E tra giocare Hatchling o Sharkling la differenza non è grossa. In alcuni matchup, ad esempio, il costo, l'uno di salute è abusabile da carte come Metitrain. Quindi, se stessimo giocando contro Bilgewater, avrei preferito giocare lo Sharkling, ovviamente. Però in questo matchup è assolutamente indifferente. Questo turno probabilmente voglio fare turno 1, costo 1 e costo 2, così il prossimo turno faccio costo 1 e costo 3. Non ho nessun costo 2 né costo 1 che possa contestare il Forge Worker, quindi probabilmente lui andrà face. E lo voglio rendere vulnerabile adesso, così il prossimo turno lo tiro e lo meno. Lui non è costretto a bloccare adesso, perché ovviamente cioè, il prossimo turno combatterà e prenderà vari trade. Prossimo turno lui non ha crucialmente 6 mana, quindi non potrà fare doppio Forge Worker, non potrà fare Shock Blast e killarmi 2 unità. Quindi iniziamo con Zersai Caller. Nel dubbio, usare prima il Predict ci permette di avere un pochino più di scelte. In questo caso direi che l'unica è Cold Epoch, perché ci stavo pensando, non ne ho idea. Zersai Hatchling. E dato che questa combinazione di regioni, a meno che non giochi statiche, non gioca static, non può fare un danno, gli Hatchling sono direttamente più preziosi dello Sharkling, e quindi attacchiamo così. Non so perché ultimamente quando attacco con i Lurk mi lagga un po', e quindi ho sempre paura che tipo
è buggato qualcosa e misserò quel lurk, ma in realtà no, ovviamente. Remembrance va bene. Ho visto il TAF, per un attimo ho temuto che fosse la Radiant, invece no, era mister inutile. Ora, Pyke all'attacco di lui. Due di attacco originale, due di attacco originale. Quindi Pyke è un 4. E quindi Jace va a casina. Yes. Questo è un matchup sempre abbastanza facile. I Forge Worker dopo un paio di lurk veramente traddano con i costi 1. E noi abbiamo un sacco più di tempo e abbiamo anche più late game. È vero che perdiamo due carte di solito da Shock Blast, quindi un più 1. Come pure perdiamo due carte da 6 mana spawn a due Forge Worker. Ma è anche vero che lui perde 6 mana, noi ne perdiamo 3, quindi saremo sempre avanti in tempo. In genere il matchup di Lurk contro Jace più X è sempre positivo. Almeno dalla mia esperienza. Prossimo. Siamo contro... Cos'è sta roba? Tipo Fizz TF 19 anni dopo, che cos'è? Allora, qua abbiamo un po' di scelte interessanti. Sharkling Bloodbait non sarebbe male, però Sharkling Chronomancer direi che è strettamente meglio. E di nuovo attacchiamo turno pari. Fortunatamente questo mazzo può giocare una buona quantità di carte forti a turno pari per ammortizzare, diciamo, la debolezza che questo mazzo ha intrinsecamente giocando pari. Qui ho fatto un piccolo errore, avrei dovuto giocare Hatchling. In questo matchup Hatchling vale molto di meno di Sharkling perché uno di vita, Make It Rain, TF, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe stato sempre Sharkling, sempre Hatchling, però mi sono distratto. My bad, parlavo e ci sta. Qui è sempre Rek'Sai. Non esiste un universo in cui sei Pyke. È vero che Pyke in questo matchup è molto forte, perché si può permettere di ammazzare TF sempre. Questo sembra un mazzo mono TF, basato interamente su TF. Però d'altra parte Rek'Sai è un po' troppo golosa, soprattutto se attacchiamo di turno pari e siamo già un turno indietro su qualunque giocata. Rek'Sai è troppo forte, non gli posso dire di no. Non le posso dire di no. Sono troppo gentiluomo. Questo turno ci sarebbe la call di fare Zersai Caller e vedere che succede, ma Snapjaw Swarm è sempre pulito. Ci abbiamo 4 carte non lurk in questo momento nel mazzo, quindi... Dai. 4 su 33... è una probabilità che prendo volentieri. Zersai Hatchling, pienamente consapevole del fatto che il prossimo turno lui mi può calare TF. Vabbè, gioca Thermogenic, spende 3 per ammazzare Hatchling, quindi almeno sappiamo che non ha TF. Non ha TF, non ha Make It Rain, se deve spendere 3 mana per ammazzarmi un costo 1, io sono più che contento. Qui caliamo Zersai Caller. E qui potrei prendere Pyke, sinceramente. Rek'Sai è golosissima, perché se metto in cima adesso Rek'Sai, il prossimo turno di attacco posso livellarla sempre. Però pure Pyke è good. Ma allora, diciamo che siamo super avanti, perché abbiamo la possibilità di urtare Rek'Sai 2 volte. E lui, cioè, è indietro col game plan. Era molto improbabile che questo turno giocasse TF. Non so perché, cioè, per come ha giocato prima, il fatto che mi ha fatto Thermogenic turno prima, ero abbastanza sicuro che adesso non avesse TF. Quindi mi servirà sicuramente più avanti il coso, come si chiama, il Pyke. Però non mi serve se vinco prima, cioè, capito? La magia di Rek'Sai, vincere prima. Concurrent timelines, signore e signori. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo mai. Concurrent timelines, ok. Qui peschiamo Rek'Sai. È triste che non possiamo giocare praticamente niente adesso. Dobbiamo fare Chronomancer adesso e cercare qualcosa da giocare il prossimo turno. Oppure ci fa pescare lui qualcosa. A questo punto non mi interessa scartare un Doombreaker perché ho due Rek'Sai in mano pronte a flippare. Non l'avrei giocato prima del turno 7 lui, quindi.
Abbiamo pescato Pike. Lo accetto. Mi serve una buona giocata per il prossimo turno. L'ideale sarebbe Cold Pack. Potrei giocare questo Pike asciutto, ma c'è troppo rischio e troppe cose, quindi evitiamo. Cold Pack. La carta migliore che potevo vedere. Cold Pack mi assicura proprio 100-100 che il prossimo turno avrò un Pike pronto. E Pike ovviamente più attacco quando usi Death from Below, meglio è, perché livellerai in meno colpi. Cioè, se uso Death from Below adesso, lurco un'altra volta e riuso Death from Below, Pike flip. Mentre invece se lo facevo prima quando aveva 4 di salute, 4 di attacco, magari gli servivano altre 2 strike a Pike per livellare. E dato che non giochiamo Bone Skewer, diciamo che Pike in questa versione del mazzo livella molto più lentamente di Rek'Sai. Ruthless Predator aiuta molto di più Rek'Sai che Pike a livellare. Molto di più. Manco considerabile. Qui qualcuno può pensare, potevi cioè, giocare per il Cold Pack di Rek'Sai, quindi questo secondo call non ti serviva. In realtà, se lui adesso fa qualunque cosa a Rek'Sai, io ho un'altra Rek'Sai. Se Rek'Sai attacca, flippa, eccetera, eccetera, e poi lui in qualunque modo me la rimuove, io ho un'altra Rek'Sai, di nuovo, quindi... Facciamo così. Picchiamo con tutti. Ora, qui avrei potuto forse giocare qualcos'altro prima, ma no, in realtà niente. Ma anche se avessi trovato buone carte da giocare, non le avrei giocate. Perché se per sbaglio ho pescato Thermogenic e me lo fa su Rek'Sai, piango, quindi... evitiamo. Abbiamo Rek'Sai flippata al 6. Lui va a 5 di vita con questo attacco. Ho l'attacco di Snapjo, quindi se dovesse spendere mana in qualcosa di stupido, Snapjo lo può punire. Ok. Qui è sempre uno Sharkling 9-2. Ed ecco più o meno... Ma aveva Thermogenic che mi ha lasciato flippare Rek'Sai. Vabbè, io non commento. Diciamo che io non commento. Uno Snapjaw lo potrei giocare, ma adesso me lo blocca abbastanza gratis con uno di sti due che non gli serve a niente, quindi... Perché lui non si è trasformato con la Timelines? Punto di domanda. E sì, toglimelo già il Fish, non mi serve. Questo turno abbiamo... Veramente, cioè, abbiamo tutto. Possiamo fare Snapjaw, possiamo fare Rek'Sai, possiamo calare Pike. Sì, però aveva voglia. E la madonna, ok, quello è grosso. Inizierei quasi quasi con Death from Below. No, la tengo per dopo. Snapjaw. Bene. Rek'Sai la possiamo sempre calare. Vorrei che Pike non morisse da un Thermogenic, per questo sto aspettando che vada sotto i 3 di mana. Thermogenic o Get Excited. E dato che non lo fa, quasi quasi accetto il suo pass. Ma no, non ho fretta di usare questa death. Anche perché questa death la posso usare per far passare... Come si chiama? Per far passare danni Overwhelm, quindi... E qui è, cioè, non penso esista una singola giocata che può punirmi sia per andare in open play che per andare in open attack, quindi a sto punto la partita è più che finita. Questo era un matchup un po' punto di domanda, però anche in Master si trovano sti mazzi, soprattutto a season finita, sarò onesto. Non ho ancora beccato un GP Sejuani, non ho ancora beccato un Poppy Ziggs. Ora che l'ho detto, GP Sejuani, sta lì pronto. Poppy Ziggs o Poppy Z, piango. GP Sejuani è fine. Ah, vediamo il prossimo game. Non vedo l'ora, quando avrò finito questa partita... Cioè, quando avrò finito di registrare... Forse ci saranno già i leak di Pantheon. Non vedo l'ora. Perché, sinceramente, Targon ha bisogno di qualcosa, fra... Cioè, non può stare così. Ok, siamo contro addirittura Targon's Peak. Targon's Peak si rispetta una cosa, cioè Avalanche e Blighted Ravine, vabbè.
Lo Snapjaw è un'ottima carta da tenere. C'è il rischio che io non peschi un costo 1. E se non lo pesco è abbastanza un disastro. Ma dato che ne gioco. Appunto. Ma dato che ne gioco tanti. Boh, cioè, penso di potermi prendere questo rischio. È un po' stupido. Cioè. E questo è inabile. Snapjaw ho imparato veramente a rispettarlo. È anche il motivo per cui è nella cartolina di questo video. Perché ti accelera veramente di tanto il lurk. Cioè, paradossalmente, se non peschi un costo 1, ma peschi Snapjaw, sei comunque Gucci. E fai Snapjaw nel turno suo, sei comunque Gucci. Ok. Ora io potrei usare Bloodbait per assicurarmi il lurk, ma sinceramente non credo di averne bisogno. Prendiamoci il rischio, è andato bene, ci abbiamo visto Pyke. Tenete a mente che noi vediamo la faccia di Pyke qui quando lo becchiamo con il lurk, ma l'avversario non lo vede. Questa è una cosa molto importante. Qui se per sbaglio avessimo trovato Rek'Sai avremmo potuto fare la cosa Rek'Sai Bloodbait Piripiri, molto interessante, non l'abbiamo vista. Avrei potuto... questo turno ho sbagliato. Ero impegnato a parlare e ho sbagliato. Avrei dovuto giocare Xer'Sai Caller così con lo Snapjaw assicurato da Bloodbait. Potevo fare tutte le cose incredibili, invece mi sono mangiato proprio tutta la giocata. Schiamo con entrambi, lui ne può bloccare uno solo, bloccherà sicuramente lo Snapjaw, sti cazzi, però almeno un po' di danno li facciamo. Abbiamo uno start abbastanza lento, abbastanza asciutto, che non è necessariamente una cosa orribile per questo mazzo, ma ovviamente preferiremmo avere uno start più aggressivo. Questa Death from Below non è brutta da usare adesso. Block, death su Zoe. Pyke non soffre niente di specifico in questo matchup. Non è che muore da Blighted Ravine o da Avalanche, quindi non ce ne preoccupiamo. Pesciolino. Non è Rek'Sai, mi sed. Un'altra Zoe, va benissimo. Pyke 4, quindi a Pyke serviranno minimo altri due strike. E quanti Snapjaw stiamo trovando? E lui? Sempre Xer'Sai Caller. Sempre Rek'Sai. Qui possiamo fare il trick col Bloodbait. Trick col Bloodbait, se ve lo foste mancati, si picchia. Si double lurka Rek'Sai, poi si gioca Bloodbait, così Rek'Sai è la seconda carta dalla cima. E così il prossimo turno Rek'Sai lurka. Cioè, lurkiamo Rek'Sai un'altra volta, fondamentalmente. Perché la cosa importante di Bloodbait è che, a differenza dei Predict, non cambia l'ordine delle carte del mazzo, ti mette semplicemente Rek'Sai in cima. Ti mette semplicemente il pesciolino in cima, scusate. Pyke 11, quindi un altro strike di Pyke e siamo sempre broken. Lui non ha hittato il Targon Speak, che è una cosa molto buona per noi. Questo turno probabilmente useremo il secondo Snapjaw per pressure. Vediamo cosa fa adesso. Perché usare il secondo Snapjaw per pressure adesso non è assolutamente male. Non so se questo mazzo giochi Buried in Ice, a spella 9 mana che ti trasforma tutte le unità in Entomb. Io qua potrei giocarlo un altro Snapjaw. Lo porto a 8. Portandolo a 8. Poi li prende danno, va a 6 e poi mi dovrà congelare Pyke essenzialmente. Quindi lo giochiamo per danno questo Snapjaw praticamente. Sono 2 mana, 7 danni. Ora la call se giocare Rek'Sai o non giocare Rek'Sai è abbastanza complicata perché dipende molto da cosa gioca da cosa gioca la lista avversaria. Avalanche non è poi un grande punish perché perdere questo Pyke non è che soffriamo troppo, è che sai picchi e vinciamo la partita. Avalanche più un freeze è un punish, ma sarebbe anche senza il freeze. Quindi direi che Buried in Ice è l'unico vero punish per l'open play di Rek'Sai. Se ce l'ha, cioè se lo gioca, lo gioca. Non è una carta comune neanche in questo mazzo, alcuni giocano monopair, alcuni non la giocano, quindi. Abbiamo veramente beccato. Non avremmo chiuso, per dire. Abbiamo veramente beccato un entusiasta di Zoe.
di Zoe Aurelion. Che insomma, per tutti quelli che mi conoscono, sanno che io Zoe Aurelion, dove e quando posso provare a giocarlo, provo a giocarlo. Quindi. Qui giochiamo ovviamente l'altro pesce perché non ci interessa, lui ha due mana, non potrà mai fare niente di equivalente a un 9-2. E quindi andiamo per la vittoria pulita. E stiamo scalando puliti e precisi, stavo per dire peliti. Stiamo scalando puliti e precisi con Lurk. Vediamo se settiamo il 200 LP a un video, che non è alto 200 LP, per l'amor di Dio, però di solito mi aggiro un po' più in basso in ladder, soprattutto a fine season, perché provo mazzi, faccio cose. Cioè, se Lurk è un mazzo con cui ho già abbastanza confidenza, quindi dopo una sessantina di partite già ero pronto a portare il video, invece magari se avessi dovuto giocare qualcos'altro ci avrei messo più game e nel frattempo sarei droppato bassissimo. Purtroppo è la natura di voler giocare mazzi diversi, sia perché mi piace giocare mazzi diversi, sia per il canale YouTube, che ovviamente non posso portarvi in un mese tre video e quei tre video due solo sullo stesso mazzo. Cioè, sei video, tre volte due. Questa mano è strana. Se in questa mano pescassi Gold Pack è un costo 1, così... sarebbe la mano proprio del signore. Però è tantissimo random. Quindi diciamo che mulliniamo tutto a malincuore. Rinunciamo alla possibilità della combo de Dios. E cerchiamo una mano un po' più stabile. Siamo contro Predict, siamo contro Echo Zillion. Quindi. Treasure Seeker. Generalmente Treasure Seeker, a meno che non siamo contro aggro, va sempre giocato per primo. E anche se siamo contro aggro, spesso e volentieri lo giochi per primo. Perché Treasure Seeker, a differenza degli altri costi 1, non scala, rimane un 2-1 per tutta la partita. Qui ci giochiamo con The Pack per assicurarci, non solo ci assicuriamo il Lurk su un campione, che è sempre una cosa buona, ma ci assicuriamo l'attacco di 2 danni prima che lui possa giocare qualunque cosa. Mentre se invece avessimo giocato, che ne so, uno Sharkling prima, eccetera eccetera, poi sarei andato a prendere un brutto trade e non avevo neanche il Lurk assicurato, quindi cioè non vale proprio la pena. Zenotype Researcher. Cioè giocare Snapjaw qui significa andarlo a perdere per un Lurk, che sinceramente col value che abbiamo è anche ok. Soprattutto perché questo attacco di Snapjaw significa che lei poi non potrà attaccare se non la killo di Treasure Seeker. Quindi attacca con Zillion passa perché fondamentalmente non ce ne frega. Giochiamo The Sharkling. Death from Below in questo matchup possibilmente riservata ad Echo, però non per forza. Questo turno abbiamo Zersai Caller, il prossimo turno abbiamo Caller into Snapjaw, quindi siamo sempre contenti di fare questa giocata. Un altro Pike, non vedo perché no. Piccolo consiglio, quando vedete Pike nel Lurk, quando fate predict e vedete Pike, non piccatelo instant, anche se aveste l'istinto di insta piccare Pike, perché diamo meno informazioni possibili all'avversario in questo modo. Ripeto, lui non vede che noi abbiamo messo Pike in cima, quindi potrebbe dire, vabbè, c'ha una carta in cima, una carta X. Un'altra cosa carina da tenere a mente, contro Zillion specificamente stavolta. Ciao, ecco. Un'altra cosa carina da tenere a mente contro Zillion stavolta, di solito killare Zillion non è buona cosa, il primo Zillion, perché molti giocatori di Zillion vogliono far morire il primo, giocare un secondo, avere 8 bombe nel mazzo, e il secondo prova a livellare di solito, ma il primo. Ora, potrei fare la giocata sicura che è Caller into Snapjaw, ma avevo detto che volevo killare lui di Pike, quindi ci teniamo il mana per Death from Below. E lo spariamo. Questo Pike probabilmente morirà, però fa già un bel danno di suo, quindi. Rite of Negation. Rite of Negation è triste, sinceramente. Ovviamente non andiamo mai a bloccare, perché in caso preferiamo perdere 4 HP che un 4-2. Che picchia il 4-2, capito? Questo turno è Redfin, non vogliamo lasciare Echo in campo. Abusare della sua debolezza, che sono i pochi HP. Io e la Madonna. Zenotype Researcher, signore e signori. Proprio lei.
questo punto Pike ha 6, quindi tecnicamente io potrei fare Pike qui sopra. Però Pike direi che lo voglio conservare. Ecco, non penso livellerà in questo turno. Quindi possiamo essere un po' più tranquilli. Giochiamo Zersai Caller. Magari ittiamo Rek'Sai. Non ittiamo Rek'Sai, che peccato. A questo punto Jawlfish inizia a diventare forte. Quindi prendiamo Jawlfish. Teniamo sempre a mente la possibilità di Shifting Sand più un level up. Se vogliamo giocare intorno a doppia Shifting Sand, la spella on mana, dovremmo fare così. Perché, capito. Però secondo me giocare intorno a due Shifting Sand non è saggio. Se invece facciamo così, una Shifting Sand più un altro Predict, ecco, flippa. Non vedo che. Shifting Sand più Time Trick lo farebbe flippare, quindi così è più safe. No, stai impicciato, potevo mandarlo, cioè potevo mandarlo a morire qua. Ho sbagliato io, ma è bello. Eda, non voglio metterla come scusa, ma parlare costantemente mentre si gioca a volte fa perdere focus e fa fare male un conto. Ecco, è 3 di 4. Per aver giocato ecco così, sinceramente mi viene da pensare che ne abbia un'altra in mano, perché di solito se no ecco non lo butti così al massacro. Questo lo possiamo bloccare. Possiamo giocare il Dunebreaker of Doom. A questo punto, anche se questo ecco flippa, sinceramente ce ne sbatte proprio, perché lo double targettiamo i Jawlfish. Qua il massimo che può fare è Rite of Negation, salvarsi ecco, e quello che ci guadagna è un time trick a 0 mana, quindi capito. Però anche solo flippandolo almeno si rimischia nel mazzo le tre Chrono Break, che è tanta roba. Questo è un mazzo contro cui non ho mai veramente imparato a giocare, perché triste me che lo devo ammettere, ma non è mai stato forte, quindi non ho mai avuto bisogno di imparare a giocare contro Ecco Zillion, diciamo. Quindi mentre sto giocando, mentre sto parlando, sto anche pensando, chissà che fa sto mazzo, capito? Qui setappiamo pulito pulito il Lurk col pesce con la Bloodbait. Questi sono tanti 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 danni. Abbiamo Death from Below per quando arriverà un altro Ecco, insomma siamo proprio. Siamo corazzati. Supposible addirittura non è entrato con 5 di attacco, quindi uff. Snatch Swarm. Un altro Pike, la Madonna. Pike si è offeso quando ho detto che Rek'Sai è la protagonista del mazzo. È l'unica spiegazione, cioè. A questo punto un Pike lo usiamo, perché cioè che fai? Ce n'è un altro in cima poi. Stu. Miau. E a questo punto sinceramente non penso che neanche il miracolo del Natale possa salvare il mio avversario. Ovviamente quando Pike minaccia il level up si attacca sempre prima con Pike, in modo che, cioè, se l'avversario blocca, diciamo che l'avversario aveva 3 blocchi e bloccava tutto. Pike veniva bloccato, Pike livellava, killava tutto il terreno e gli overwhelm passano. Ovviamente in late game la situazione non capita molto spesso, ma in late game si usano sia Death from Below, Bone Skewer se quando si giocano nel meta, e vulnerabili per far passare tutto il danno overwhelm. Questo è uno dei modi in cui possiamo assicurarci un sacco di danno late game anche con un mazzo del genere. Anche contro gli avversari magari più robusti, control e cose simili. Però non ne abbiamo beccati, quindi non ho avuto modo di dimostrarlo. Va bene, questa era la parte 2 di Lurk. Sinceramente, non credo che farò uscire altri video prima dell'uscita dell'espansione, dato che mancano 4-5 giorni, tipo. Ricordatevi sempre che, come al solito, il giovedì dopo l'uscita dell'espansione, quindi giovedì prossimo, sarò live su Twitch. Proveremo alcuni mazzi nuovi. Già Kennen non l'ha pulita in bocca, quindi se non esce qualcosa di ancora più eccezionale, giocheremo con Kennen Occhiolino. E per il resto vi ricordo, purtroppo ve lo devo ricordare perché è un contratto non scritto per chiunque fa video su YouTube e l'ha fatto per più di 10 volte, vi devo ricordare di hittare like se il video vi è piaciuto, hittare subscribe se volete contenuti, la campanellina se volete essere avvisati quando quel pazzo di duelist posta qualcosa. Ci
Lo devo fare. Fa schifo anche a me doverlo dire, ma lo devo fare. Va bene, The Duelist 92 vi saluta. Ci vediamo giovedì prossimo su Twitch. Verso le 4 e mezza, 4, 4 e mezza, come al solito, i 5 massimo. Va bene, bye bye.